La porta sud-est di Milano, lo snodo dove si incrociano alta velocità e passante, ma anche il simbolo di una periferia che continua a cambiare velocemente. Oggi a Rogoredo, accanto al Palazzo di Sky, si vedono i cantieri di quelli che diventeranno nuovi uffici, dove si sposterà anche la Saipem. Oltre alle Torri Spark, c'è poi il progetto di sviluppo dell'area di Santa Giulia, a nord della quale dovrebbero sorgere scuole, un parco e soprattutto il Palais Italia, che ospiterà le gare delle Olimpiadi invernali del 2026. Ma Rogoredo è anche un pezzo di storia milanese, sviluppatosi inizio Novecento intorno alle acciaierie Redaelli, chiuse nell'84. Oggi della Redaelli resta solo questa palazzina abbandonata. Dopo anni di impegno delle associazioni di quartiere per la sua riqualificazione, nel 2019 il Conservatorio con il Politecnico ha presentato il progetto per trasformarla nel suo nuovo campus. Sarà formato dall'edificio che vedete alle mie spalle, che è un ex laboratorio chimici della Redaelli, e un altro edificio che ospiterà laboratori, aule, una grande sala musicale aperta al quartiere e uno studentato di 200 camere, con in più ampie aree verdi, il tutto anche a disposizione al servizio del quartiere.